Allora, ciao Giorgio, anche oggi ci troviamo sempre, ciao, ormai come... te. Però stai bene, quindi ti vedo sempre in forma, meno male. Dico, ormai siamo un po' sì. come una Radio Londra, che non come Radio Londra, ma siamo, diciamo, ascoltati, la cosa fa piacere, e quindi possiamo dire che chiamiamo la Radio della Libertà o Radio... quello che vuoi tu, radio, oppure Radio Accademia della Libertà, tutto quello che vuoi, comunque siamo ascoltati, eccetera. Vuoi fare solo una premessa? Allora, tu come sai, no? Chi come noi bene. Si mette in gioco, diciamo così, una parola grossa, ma io non mi sento, cioè, io lo faccio per passione, non è che perché voglio mettermi in gioco, anzi, metto in gioco ben altre cose, ma anche se questo comunque non beh, è una se uno particolare. Non si mette in gioco pensate. Per dire la verità, è inutile giusto, che viva. Giusto, non c'è ti dico una cosa. Che uno viva. No, ma infatti, ti voglio dire una cosa, ti devo far notare una cosa. Allora, io è giusto che ci sia chi abbia, come dire, o meglio, ci accetto quelli che non la, che vedono le, che pensano delle cose diversamente o che non la pensano come noi, però mi piacerebbe anche chi magari scrive certe cose, no? Potrebbe anche dimostrarci che le cose non sono come le dico io, o se vuoi come dico noi, come diciamo noi, però ti voglio capire, cioè ti voglio soltanto leggere una cosa che ha scritto un signore che usa un, diciamo che usa un nickname giapponese che è, dico solo inizio, non, lasciamo stare, non voglio dire il seguito, esatto, si chiama la porta senza porta, benissimo, adesso ti spiego bene, si chiama Kamikaze, che poi però continua, senti, aspetta. Senti, ma sai come si attraversa la porta senza porta? Ah, sì. Con un corpo senza corpo. Appunto, aspetta, devo dire, questo tipo qua che si fa chiamare Kamikaze e poi continua, no? Sì. Però tutto questo signore qua... Cioè... Ma noi siamo, aspetta, noi aspetta, siamo fammi contro finire. I Kamikazi. Ma aspetta, fammi finire. Si fa chiamare così, lasciamo perdere quello che mi ha detto personalmente, che non mi cioè, non è cosa riguarda, ma riguarda proprio farti capire come certa gente parla senza sapere di cosa parla. Per esempio, attenzione, così io suggerire qua, riferito al Giappone, ecco, tu che hai un... Allora, io sono in Giappone 6 volte, ho tanti amici là, eccetera, tra Tokyo e Osaka. Vabbè, andare in Giappone non significa aspetta. Conoscere il Giappone. No, significa no, aspetta, momento. Leggermente nel caso specifico, più, sì, no, ma nel caso specifico non vuol dire solo andarci. Ho avuto modo di frequentare e di conoscere, informarmi e di capire che paese è il Giappone. Allora ti leggo il commento di questo signore che appare con una faccina di bella donna, ma in realtà non è assolutamente quella, e che si fa chiamare Kamikaze, eccetera, eccetera. Ti leggo cosa ha scritto, guarda, stai attento, perché c'è un motivo perché dico questo, stai attento. Dice, quale onore hanno i giapponesi? Un popolo che mangiava i prigionieri, che ha attaccato una nazione senza prima di dichiarare la guerra, che ha compiuto il massacro di Nanchino sulla popolazione inerme, poi dice, un popolo di infami con le loro vetuste e stupide tradizioni, che meritava di essere sterminato sotto 100 bombe atomiche, ma gli americani sono stati clementi fin troppo. Allora, se uno, cioè, qui per farti capire, no, ma aspetta, qui per farti capire, l'idiozia, qui c'è un'idiozia, io adesso non voglio dire chi è, perché insomma che mi scrive a me, io gli ho già risposto a tono, e tra l'altro è intervenuto anche un certo un nostro ascoltatore che è molto scherzo, intelligente, aspetta, è intervenuto un nostro, diciamo così, chiamiamolo sì, ascoltatore, via, che è molto intelligente, Graffs 41 si chiama, il quale giustamente mi ha dato un consiglio che io accetto, però farti capire quanto è grave quello che ha scritto quel signore qua, perché primo non conosce per niente i giapponesi, 2, non conosce nemmeno per niente neanche la storia, cioè, ma questo qui non sa niente di niente, soltanto che si è imbevuto dei veleni che purtroppo gli ha fatto scrivere queste idiozie qua, e questo per farti capire quel che succede, e vuol dirti che a volte purtroppo la mancanza diretta di conoscenza di fatti, o se vuoi per il cosiddetto sentito dire, o perché ha detto quello, porta a queste conclusioni veramente balorde. Dire balorde, guarda, dico balorde per usare una parola un po', no, diciamo un po' dolce, via, ma dovrei dir di peggio. Ecco, detto questo, chiuso la parentesi. Allora, caro Giorgio, passando a noi due, vorrei sapere oggi di cosa ci parli. La porta senza porta, bene, questo abbiamo visto. Vai avanti, come al solito.
Allora ti leggo un'invocazione a Shiva contenuta nella porta senza porta. O Shiva, che cos'è la tua realtà? Che cos'è questo universo colmo di stupore? Che cosa forma il seme? Chi fa da mozzo alla ruota dell'universo? Che cos'è questa vita al di là della forma che pervade le forme? Come possiamo entrarvi pienamente al di sopra dello spazio e del tempo, dei nomi e dei connotati? Chiarisci i miei dubbi. Vedi come un savio giapponese invoca Shiva. Questa è la maniera in cui si dovrebbero essere invocate le divinità. Non quella di «Oh Dio, oh Gesù, oh Madonna, fammi vincere al lotto». Ecco, no. Questo che tu hai detto è una lezione per quel signore che hai detto prima, che purtroppo del Giappone non sa nulla. E io l'ho detto indirettamente. E io, traendo insegnamento dai grandi maestri che attraversano sempre le porte senza porta, ho letto questa invocazione, alla quale aggiungerei: «Oh Shiva, liberami dei rompicoglioni». Perché questo è un rompicoglioni e basta. Ma no, cioè, questo è un... Sono tipi così, cosa vuoi farci? Allora, come diceva un mio quasi concittadino, queste persone, no, ti danno la stessa sensazione di un gatto che ti ha preso i coglioni nella bocca e non li molla. E tu tocca camminare con sto pendulo, capito? Camminare a gambe larghe con sto pendulo. Ecco. Non c'è altro da fare. Poi, Giorgio, scusami. Io in ogni caso questa persona lo manderei a mangiare, come i giapponesi mangiavano i prigionieri, perché avevano fame, poveracci. Io lo manderei a lui a mangiare i lombrichi, che tra l'altro mi dicono che sono buoni. Ah. No, ma ecco, poi c'è una piccola notazione del nostro amico, cioè una notazione di un nostro amico veramente in gamba, tu lo conosci, che ci segue, e sto parlando di quello del sito The Country Was Killed, no? Sì, ecco, allora lui non è d'accordo su ciò che tu hai detto su Saddam Hussein. Cioè, praticamente lui dice che Saddam Hussein non era affatto il tiranno che magari, non so, dice che non è d'accordo. E poi non è d'accordo nemmeno, ecco, io te lo faccio vedere, su ciò che hai detto a proposito di Nicola Pende. Un attimo che te lo leggo. Sì. Allora, sì. Un attimino. Allora, ecco, è qui. Dice qui. Eppure conosco gente coraggiosissima a cui hanno asportato le tonsille. Con tutto il rispetto per il dottor Pende, questa mi sembra più una battuta che una considerazione scientifica. Ecco, questo è l'amico This Country Was Killed. Ti dice... Ti devo dire che è un'obiezione che io posso accettare tranquillamente. E su questa vengo subito al dunque. Sì. Allora, il ruolo delle tonsille, così come ha descritto il fondatore dell'endocrinologia, anzi colui che ha dato il nome endocrinologia a questa fondamentale e importantissima scienza, che oltretutto è anche l'autore della concezione moderna, quella veramente moderna, della medicina, che supera di gran lunga la visione così distorta, oserei dire puntiforme, della medicina attuale, asservita agli interessi dell'industria farmaceutica. Sì. E Pende aveva identificato nelle tonsille un duplice fondamentale ruolo. Il primo, indubbiamente, è quello di fungere da prima difesa dell'organismo nei confronti dell'aggressione che avviene per via buccale, per via della bocca. Sì. Ricordiamoci, tra l'altro, che il più importante organo di difesa immunitaria è l'intestino, perché è nell'intestino che si svolgono il maggior numero delle operazioni di difesa immunitaria. Okay.
d'accordo? Ed è nell'intestino che nasce, possiamo dire, tutto, per ovvie ragioni che, e qui è inutile che sto a descrivere. E tra l'altro la buona conduzione dell'intestino, cioè avere, è quello che è la funzione dello yogurt e di altri prodotti similari, avere un intestino ricco di flora intestinale aeroba, cioè fisiologica, significa garantirsi sicuramente un prolungamento della vita, così come accade per quelle popolazioni del Caucaso e degli Urali che si nutrono di latte, yogurizzato, trattato con batteri particolari. Il più importante è il batterio bulgaro, no? Quello che viene proprio dallo yogurt. Lo yogurt dei turchi dicono che secondo me è migliore da questo punto di vista. Sì, dipende dai ceppi batterici che fanno parte tutti comunque dei lattobacilli, che sono batteri aerobi, quindi fisiologici, i quali vanno a colonizzare il territorio dell'intestino. Questa è la prima funzione. Quindi che cosa fanno le tonsille? Le tonsille servono da marker, cioè praticamente di quelli che mettono un timbro, no? Sui batteri che entrano, no? Dicendo, guardate, questi sono i batteri, state attenti, approntate le difese. Però le tonsille hanno un'altra funzione, che è una funzione similtesticolare, perché producono anche loro ormoni maschili. Se non è proprio il testosterone, sarà qualcosa di similare. Questa funzione delle tonsille viene a esaurirsi all'undicesimo anno. Per cui, se uno, a causa di una obiettiva, effettiva infezione non vincibile, io lo dico perché io ho dovuto combattere una battaglia fortissima per difendere le tonsille dei miei figli contro medici che mi dicevano è una rovina, è la fine, bisogna togliere le tonsille, se no chissà cosa succede, eccetera. E io ebbi una grossa difficoltà a trovare poi un giovane pediatra naturista, cioè che si avvaleva oltretutto di provenire da una famiglia di grandi medici napoletani, ma oltretutto aveva una concezione veramente naturale, naturista della vita, il quale mi aiutò, salvai le tonsille di tutti i miei figli stanno benissimo tutti quanti con le tonsille. Allora, questo ruolo e questa funzione ormonale svolta come marker, cioè come imprinting delle tonsille, si esaurisce all'undicesimo anno. Probabilmente perché? Dico probabilmente perché non lo so, ma il resto lo so, è un dato certo, perché nel momento in cui si entra nella prepubertà e nella pubertà, entrano in funzione gli ormoni veri e propri. Quindi questo ruolo di sostegno, no? Viene a mancare, e se tu togli le tonsille dopo gli 11 anni non succede niente. Ecco tutta la questione dove sta. Quindi Pende aveva perfettamente ragione, anche se lui entrò nella battaglia prendendo lo spunto e probabilmente anche forzando la mano, no? Ho capito. Per mettere sulla vice, guardate, è inutile che voi fate una speculazione. All'epoca era una speculazione. La ringoiatra che non togliesse le tonsille. Benissimo. Capito? Era una speculazione vera e propria, come al solito, lo sappiamo. Ecco, Giorgio, scusami, te lo dire sì. Questo. Ti ringrazio per questa precisazione. Io ho dovuto fare questa differenza fra colui che prima parla giapponesi e l'osservazione pertinente che ha fatto invece Discount il Wall Street. Esattamente. No, dico, ma ci per capire chi ci ascolta, no? Che cosa significa fare una critica? Tutto qua, cioè c'è la differenza fra quello che ha detto, cioè anche su un altro argomento, Discount il Wall Street, di quello di prima. Questo faccio capire perché. Perché quando si fa una critica, ecco, bisogna un po' documentarsi prima di tutto. So che ci vuole tempo, però bisogna fare, non si può sparare certe cose. Ti leggo una frase tratta dal famoso testo di Pitigrilli che ho più volte utilizzato
consiglio e del quale consiglio la lettura a tutti i nostri amici. Sì. Dove, parlando di testa vuota, si dice, questa poi tra l'altro è una frase niente o po' di meno che di Montesquieu, più una testa è vuota e più cerca di svuotarsi. Beh, pertinente proprio. No, ecco un'altra cosa, adesso Montesquieu, grandissimo Montesquieu. Ascolta, vorrei che mi dicessi qualcosa, cioè tu cosa sai di Saddam Hussein? Cioè tu hai fatto una critica di Saddam Hussein, come hai detto prima. Ecco, sì. Allora, chi è Saddam Hussein secondo te? Allora, è stato un individuo che ha meritato quello che gli è successo. Allora, invito tutti i nostri amici a seguire l'intervista che io ho fatto ieri sabato. Sì. A seguito delle due denunce che abbiamo fatto in relazione a questi mascalzoni delinquenti che governano oggi l'Italia per conto di loro signori. In questa intervista che ho rilasciato ho letto un importantissimo capitolo del libro di Carlo Bertani dedicato appunto ai problemi del Medio Oriente e alla falsità connessa con la pseudo figura di Osama Bin Laden, capito? Da cui risulta una funzione e un ruolo di Saddam Hussein veramente ignobile. Allora, non solo Saddam Hussein ha scatenato per conto degli americani la guerra contro l'Iran, che è costata ben 600 milioni di morti. 600 mila morti. Sì, scusa, mi sono sbagliato. Sai, sbaglia sempre, sono 6 milioni, no? 6 milioni è una cifra che svolazza sempre, no? 6 milioni di cavallette, 6 milioni di vermi, 6 milioni di cipolle, no? Non si sa bene che cosa, capito? È una parola utilizzabile in tutte le maniere. Vabbè. C'era quello che parlava di 6 milioni di peli del culo, no? Del culo. No, quanti sono i peli? 6 milioni. dice valli a misurare, capito? Allora, quest'uomo non solo ha provocato quella guerra, ma poi c'è un retroscena che io stesso non conoscevo e che ho riletto quando ieri, hai capito? O meno, non me lo ricordavo, quando ieri ho letto questa cosa. Cos'è successo? Quando il buon Norman Schwarzkopf, cosa che in tedesco fare significa tedesco, testa nera, diciamo, testa nera, io direi Katzkopf, capito, che è più idoneo, che ha conquistato per la prima volta l'Iraq, cioè poi si è fermato perché aveva paura dei gas nervini, no? Quelli che adesso i cosiddetti ribelli della Siria, se sono, siccome non sapevano come adoperarli, si sono bruciati tra di loro, no? Non sapevano come fare, gli americani o chi per loro gli avevano dato questi gas nervini, no? E loro li volevano buttare contro le truppe fedeli ad Assad, al governo, no? Sì. E invece, siccome non li sapevano adoperare, gli sono scoppati tra le palle, per cui probabilmente qualcuno è rimasto anche virato. Me l'auguro, perché mi capitassero tra le mani a me, altro che quello, capito? Allora, finalmente l'hanno dovuto ammettere, l'hanno ammesso, ma non cambierà il quadro, perché lì il motivo del contendere è il petrolio, quindi non cambierà il quadro. E questo Saddam Hussein, che cosa ha fatto testa nera? Che poi, come dire, testa di cuoio, no? Questa stessa cosa. Che poi era figlio, testa di cuoio con la Q, intendiamoci bene, con la Q. Che era figlio di un altro Schwarzkopf, che vedi caso era il capo della guardia presidenziale quando al governo c'era lo Shah. Ah.
questo SARS-CoV, vedi caso, si è dimenticato gli elicotteri. Cioè non ha requisito gli elicotteri che era entrato, di cui era entrato in possesso portandoli via a Saddam Hussein. Sì. E siccome gliel'ha lasciati, Saddam Hussein li ha utilizzati subito per reprimere una rivolta chiaramente sciita, no? In zone importantissime, tra cui anche Nasiriya, area di nostra spettanza, area estrattiva di nostra spettanza, con una mortalità di 20.000 persone. Capito? Mm-hmm. Ecco, questo è all'origine di questo scontro sciiti-sunniti che è stato propiziato dagli americani, per cui Saddam Hussein non solo era responsabile di quella infame guerra che non ha portato assolutamente a nulla, perché le posizioni sono rimaste le stesse, però i 600.000 giovani morti ci sono. Chi va in Iran vede ancora tracce indelebili di questa guerra, perché ci sono ancora monumenti, manifesti, ricordi, cose nei cimiteri, manifestazioni nei cimiteri, eccetera, né più né meno come è stato quella memoria che è stata poi potenziata in 20 anni di fascismo del primo conflitto mondiale in Italia, dove di questo primo conflitto mondiale dove vai e trovi tracce. Ecco quello è stato Saddam Hussein. Quindi a quel punto, quando poi gli americani hanno invaso e hanno conquistato l'Iraq perché volevano impossessarsi del petrolio, così esattamente come sta avvenendo ora, che gli americani vogliono invadere la Siria perché se ne vogliono impossessare del petrolio scoperto nella fascia d'acqua che sta proprio prospiciente con la Siria. Sì. L'hanno scoperto nel 2009, quindi è dal 2009 che gli americani hanno preparato questo attacco, capito? Sì, allora, anche da prima, Giorgio, da prima e non dal 2009. Beh, prima, La scoperta è avvenuta nel 2008-2009, poi hanno programmato come impossessarsene. Sì. E nessuno di quei coglioni che esistono nel mondo ha pensato bene di creare, come dire, una serie di autodifese per far sì che tutto sto petrolio non andasse nelle sole mani degli Stati Uniti. E questa è la ragione per cui gli inglesi non hanno detto noi non ci stiamo. Capito? Perché gli inglesi tutelano il loro petrolio. Capito? Semmai ce lo vanno a cercare per conto loro. Capito? Allora, ecco perché questo Saddam Hussein, alla fine, quando è stato attaccato dai suoi padroni, che gli hanno dato il ben servito, no? Perché magari all'ultimo minuto aveva detto no, queste cose, forte del fatto che li aveva serviti, no? Come Arlecchino, servo di due padroni, che li aveva serviti per non so quanto tempo, dice, beh, un po' di mano libera me la danno. No! Perché sì, chi si fa schiavo, schiavo resta fino alla fine, capito? E purtroppo sì. E allora non è stato aiutato da nessuno che gli è venuto in aiuto. Ho capito. Bene, ma no, adesso, niente, speriamo che, non solo per, diciamo così, il nostro spettatore che avevo chiamato prima, si è avuto ciò che ha detto, ma anche per gli altri che si informino un po' su ciò che è stato, diciamo, la storia di certi personaggi, tipo Saddam Hussein, che sono stati appunto capo di Stato di paesi arabi importanti come appunto l'Iraq. Adesso Giorgio, venendo all'attualità, oggi 1 settembre, vediamo che Obama si padrone, detto Obama Barack Hussein, ma che io chiamo Obama si padrone, si sta comportando con un cagnolino che abbaia, minaccia e rimanda l'attacco. Per esempio c'è la faccenda... Sì. Che è venuto il dubbio, lui è rimandato di mi pare 10 giorni, fra 10 giorni ricorre l'11 settembre. Sì. Non è che l'attacco avvenga in quei giorni lì, secondo te, oppure che cosa succederà? No, esistono delle situazioni di carattere psicologico che sono ricorrenti. Allora, noi sappiamo perfettamente che l'11 settembre è stata un'operazione completamente falsa, alla quale possono credere solo i coglioni, però siccome il 90% della popolazione mondiale è composta da coglioni,
e allora questi credono a qualsiasi cosa gli dicono. Attenzione però che c'è una piccola chiarificazione che va fatta. L'islamico è portato a credere alla validità di quello che loro signori hanno detto perché è interessato a credere che l'Islam, con la pura forza della sua religione, possa contrastare, no, il potere terroristico di Stato degli Stati Uniti. Ecco perché c'è tutta un'area, no, del mondo che è molto difficile che possa accettare che lì si tratti di un falso. Perché loro un bel momento si fanno forti di questa loro forza di essere riusciti a abbattere i simboli di New York. Sì. Lì c'è un gioco di interessi piuttosto notevole. Direi, no? Enorme. È tutto lì. Anche nell'interpretazione dei Vangeli possiamo ricorrere a queste cose. Ecco, no? A proposito dei Vangeli. Molti. Dimmi. Ecco, io ho saputo ieri, parlando con un mio amico che abita vicino a Parigi, lui che poi si interessa certe cose, tra l'altro ci segue pure, e mi ha detto che la popolarità di Hollande è scesa proprio in minimi termini, cioè praticamente anche in Francia, come in Gran Bretagna, ma questo anche negli Stati Uniti, se per quello, più che la maggioranza dell'opinione pubblica è contro questo intervento, solo che gli inglesi con il Parlamento per la prima volta nella loro storia hanno detto no a una guerra, e questo deve far un po' meditare, mentre i francesi no, cominciano, cioè continuano sempre a comportarsi da soliti diciamo così lacchè, ecco, degli americani. Ma la condizione è comprensibile, la condizione è comprensibile, sì, e ricordiamoci bene che chi ha preso sempre posizione contro gli americani è stata la destra francese. Sì. E soprattutto la destra dei gollista. Ricordiamoci sempre che l'unica forza che ha agito in senso americano, tanto da creare una fortissima scissione all'interno della NATO, è stato proprio la Francia de Gaullista. Sì. Che poi gli eredi di De Gaulle si siano comportati in maniera equivoca è un'altra questione, però resta il fatto che è quello. Gli altri sono completamente asserviti. Sì. Comunque, non solo per francese, in ogni caso, è contro, anche se il governo francese, non so se hanno votato, non so se hanno votato gli inglesi, comunque il governo francese ha deciso di continuare l'avventura. A questo punto io direi che siamo arrivati a un punto tale, decisivo della storia umana. Cioè, io ti ripeto, per me il periodo che va dal 1913 al 1945, cioè 32 anni, sono stati fondamentali, è un periodo che ancora, ripeto, noi sappiamo poche verità di questo arco di anni, perché è lì si è deciso le sorti dell'umanità e dei fatti che subiamo in questi ultimi giorni. Quello è la storia del suicidio dell'Europa. Certo. È la storia del suicidio dell'Europa. Sì, certo. Quello che dico io, secondo me, la resistenza della Siria dovrebbe essere anche una resistenza per l'Europa, cioè l'opinione pubblica europea deve rendersi conto che dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata messa in un angolo e non fa più storia come faceva prima della guerra, cioè nel senso che l'Europa comunque avevamo l'Inghilterra, la Francia che avevano un impero coloniale enorme, il Belgio, l'Olanda, il Portogallo, la stessa Spagna, e dice, poi beh, per ultimo l'Italia dove possiamo stare, però voglio dire avevamo diciamo un continente europeo che contava, poi sappiamo che è successo eccetera eccetera e siamo arrivati dove siamo arrivati. Ma adesso, visto che allora in Siria per la prima volta le balle degli americani hanno fatto cilecca, sono state scoperte frode, imbrogli di informazione, imbrogli sulle armi chimiche, che ormai, anzi addirittura un'agenzia di stampa, l'Associated Press, di due giorni fa ha dimostrato che i propri ribelli hanno confermato, 12 ribelli che loro sono riusciti a intervistare, hanno confermato che le armi chimiche le hanno usate loro.
Allora, a me, secondo la mia fonte, che io ho già parlato, che non posso nominare, mi ha già detto che gli americani sanno perfettamente che Assad non ha usato le armi chimiche, anche se quella faccia di di John Kerry dice l'incontrario, sapendo di mentire, ma vabbè che lui a mentire è bravo, perché addirittura ha mentito. E poi John Kerry, lo sai, è un nome fittizio. Mm-hmm. E qual è il suo vero nome? È quello della faccia che hai detto tu. Ah, ho capito. Ma siamo capiti, benissimo. Sì, infatti. E allora ti dico, a questo punto, diciamo così, il ritardo americano, secondo me, ma posso sbagliarmi, è dovuto al fatto che lì c'è, all'interno loro, si stanno scostando la fazione che dice attenzione che se andiamo qui ci facciamo malissimo, e gli altri che se ne fregano, pur di fare il caos, cioè nel senso che, come ha detto più volte il prode Giulietto Chiesa, pur di bruciare i libri di contabili sono disposti a fare qualsiasi guai all'umanità. Adesso invece si trova da un punto, diciamo, molto cruciale anche per loro, anzi soprattutto per loro, oltre che per noi, perché la Russia, da come ho capito, nonostante, però non si fida del cosiddetto gioco delle parti, cioè c'è una parte russa che chiaramente dalla Siria se vuole andare. Poi invece sappiamo che c'è la diplomazia segreta, sotterranea, che fa l'incontrario di quello che ci fanno vedere. Però il tentennamento americano, che ripeto, è che per la prima volta dopo guerra, anzi la sua storia, si sono bloccati, no? E, secondo te che cosa ci porterà? Cioè ci porterà a un ritiro con se aveva la faccia, cioè, abbiamo fraintesi, siamo stati ingannati, ma si trovano delle scuse per ritirarsi senza perdere la faccia, oppure invece questi criminali faranno veramente l'attacco e poi potrebbe succedere quello che nessuno vuole, cioè il probabile scoppio di una terza guerra mondiale che avrebbe ripercussioni catastrofiche, perché secondo me se dovesse veramente arrivare un conflitto e espandersi a livello mondiale, purtroppo sicurissimamente si farà uso anche alle armi atomiche, con le conseguenze che puoi immaginare. E quindi ti chiedo, secondo te che cosa potrà accadere in questi prossimi giorni? Allora senti, intanto ti premetto che ti ricordi che io, quando tutti si aspettavano che ci sarebbe stato un attacco, io ho detto no, l'attacco non ci sarà. Ora, adesso, siamo di fronte a due fatti molto importanti. Il primo, che è emerso in maniera incontrovertibile il vero e proprio casus belli, cioè l'utilizzazione di uno dei più grandi giacimenti petroliferi del mondo. In questa situazione di crisi di approvvigionamenti petroliferi, la questione mi sembra di fondamentale importanza, anche perché si tratta non di accrescere la propria potenza, ma di determinare il crollo o il potenziamento della medesima, per cui è molto probabile che in quel punto lì ci siano molti appetiti, e quelli più importanti, attenzione, sono quelli che non si vedono, e cioè quelli cinesi. I cinesi arrivano sempre all'ultimo minuto, e la zona è piena di cinesi, è un pullulare di cinesi. I cinesi controllano la Grecia controllando il Pireo, che è il più importante porto della Grecia. Perché? Perché pensare che i cinesi non siano interessati a quella fonte di petrolio è pensare da cretini, da pazzi, da teste vuote, cosa che noi non dobbiamo fare. Nel momento in cui emergono queste cose, ci sono anche però degli elementi di carattere geopolitico. Allora, la Francia ha un interesse che risale a 300 anni fa, che è legato al controllo della Siria, tant'è vero che dei siriani si dice che hanno un cervello francese, sì, in un'anima musulmana, sì. Cuore musulmano, cervello francese. Non è un caso, quindi, che la Francia punti ad avere il controllo della Siria non è strano, è sicuramente vero. Sta di fatto però che la Francia è anche piena di siriani. La popolazione francese
nella popolazione francese i galli sono veramente pochi, eh. Forse ci sono tante galline, ma di galli ce ne sono proprio pochi. È vero. E io ricordo che a fine anni 40, inizio anni 50, andando per la prima volta in Francia, rimasi stupito dal numero altissimo di popolazione nordafricana che vi viveva, per una ragione o per l'altra, non entriamo nel merito. Queste persone sono persone che un bel momento faranno anche gli interessi della loro etnia, non penso che siano lì a fare gli interessi dei colonialisti francesi, no, no. Stampo 800, no. No, ma c'è un'altra cosa. Allora, tu sai che la Francia è invasa da popolazione delle sue colonie, qui dal cosiddetto terzo mondo, anche prima della guerra. Basta vedere i filmati di quanti prigionieri di colore dell'armée francese i tedeschi li catturarono durante la campagna di Francia del 1940. Infatti. Allora potrei anche dire che andavano prigionieri di Germania. Anche dire che gli unici bianchi, e questo è, questa delega agli uomini di colore è importante, ricordiamocelo bene, perché quando tu deleghi agli altri di fare la guerra per conto tuo, la guerra l'hai già persa. Ma sì, sì. Anche se poi, come è successo... Lo stesso errore lo fece Churchill, no? Perché Churchill, parliamoci chiaro, esattamente, l'ho già detto, gli inglesi e i francesi dichiararono guerra alla Germania con la scusa di Danzica perché avevano le spalle gli Stati Uniti d'America che erano già d'accordo già da qualche anno prima, questo, come esatto, dimostra le lettere esatto. dell'ambasciatore polacco Washington, Jersey, Potocki, Conte, allora esatto. Non avrebbe mai attaccato. Allora, Churchill disse, parlando proprio dei francesi, quando i francesi cominciarono a essere invasi dai tedeschi, quindi a essere occupati, disse: noi ci difenderemo fino all'ultimo francese. Cioè, fu un errore perché lui certo. pensava che i francesi poi combattevano anche per gli inglesi, e invece sappiamo che non è proprio certo. così. Perché la Francia ha crollato per due settimane. Quindi quando si demanda un altro un compito che è tuo interesse, chiaramente le cose vanno sempre male, sia in situazioni di carattere pratico di vita civile e sia soprattutto in guerra. Ecco. Allora, no, volevo fare una battuta. Sì. Gli unici bianchi in cui si imbatterono i tedeschi furono quelli della legione straniera. Mm-hmm. Per cui, siccome soprattutto in Africa c'erano molti tedeschi nella regione straniera, questi come li beccavano li fucilavano e facevano bene, capito? Chiusa questa parentesi. Allora, c'è tra l'altro un'altra cosa che va aggiunta: i membri della legione straniera che si sono battuti fino alle ultime conseguenze a Dien Bien Phu erano sì. proprio tedeschi che nell'immediato dopoguerra, soprattutto moltissima SS, che per fuggire ai plottoni di esecuzione e agli assassini mirati da parte di loro signori, si erano messi con la legione straniera, sono quelli che combatterono in maniera molto feroce, perché era gente completamente sprezzante del rischio e del pericolo, e andavano all'assalto allo scoperto, così sono stati moltissimi. Poi sono quelli che poi alla fine si sono difesi con grande eroismo a Dien Bien Phu. Quindi chiusa sì, anche questa parentesi. Sì. Adesso, allora, ritorno sulla Siria, cosa accadrà nei prossimi giorni? Allora, ricordandoci sempre, perché queste cose vanno sempre dette e ripetute. La Siria, durante il secondo conflitto mondiale, era governata da un governo fedele alla Francia di Pétain. Esatto. Per un madornale errore italo-tedesco, quando l'Inghilterra, che aveva sopraffatto la rivoluzione irachena, si avanzò verso il Mediterraneo investendo la Siria, tanto gli italiani quanto i tedeschi non ritennero necessario difendere la Siria a spada tratta. Il risultato è stato peggiore della nostra sconfitta in Africa settentrionale, e basta che noi guardiamo la cartina geografica per capirlo, e della sconfitta a Stalingrado.
Che lo vogliano capire o non lo vogliano capire, chi lo deve capire. Quindi questa è un'altra ragione che ci induce a sottolineare la fondamentale importanza della Siria. Ma come la Siria a un certo punto rappresenti un punto di riferimento per certe forze, anche in Francia, lo vedremo in seguito. Lo vedremo in seguito. Allora, come dicevo, ci sarà sicuramente una pretesa francese sulla Siria, ma se i francesi non sono cretini, non devono cadere nel tranello in cui è caduta l'Italia di Vittorio Emanuele Orlando, quando dovette, durante le trattative di Versailles, accettare tutte le porcate che lor signori ci fecero, perché loro ci dicevano: noi ci spartiamo le colonie, soprattutto l'ex possedimento della Turchia, cioè dell'impero ottomano, tanto tu, Italia, sei così contenta che ti abbiamo dato la Venezia Giulia, Trento e Trieste. Il che non è vero. Non puoi scambiare le fonti energetiche con un pezzo di terra, come ha dimostrato la storia. Perché poi il secondo conflitto mondiale è stato un conflitto che è stato necessitato all'Italia per andarci a cercare proprio il petrolio che non avevamo. Sì, sì. O che, pur avendolo, non potevamo scoprirlo, come è accaduto in Libia, che il petrolio c'era, ma chi lo stava cercando non lo poteva scoprire. Non aveva l'autorizzazione, c'era già morto una persona che si chiamava, come tu ben sai, Matteotti. Appunto. Che voleva dire alla Camera che in Libia c'era il petrolio, ma non gliel'hanno fatto dire, ok? È vero, ma a parte la Libia, allora, ti dico un'altra cosa. Italo Balbo ha incontrato, o meglio, all'Ardito Desio, quell'esploratore che è morto pochi anni fa, ultracentenario, negli anni 30, era in Libia. Gli diedero un contentino, no? Gli hanno fatto conquistare il K2 in modo che se stesse zitto, sì, e sì, non rompesse di coglioni. No, ma aspetta, un momento, conquistò il dopoguerra. Ma lui allora andò in Libia, scoprì il petrolio, venne a contatto con Balbo, sì, e Balbo gli disse: mi raccomando, non dire niente a Mussolini, sennò qui sono cavoli. Cioè, questo fu riportato un'intervista che Rito Desio diede al settimanale Oggi, Oggente, circa 12 anni fa, 14 anni fa. Certamente. Non questa si è una cosa molto grave. Tant'è no, vero perché Italo Balbo qui, mi dispiace, ma è stato un grande organizzatore, un grande militare, però anche una grande testa di cazzo. Attenzione, non è così. Questa cosa qui, tu che vai a sabotare il tuo paese in guerra che ha bisogno di petrolio e vai a dire allo esploratore che scotti il petrolio, non devi dire niente a Mussolini, se questo non è tradimento, come cacchio devo chiamarlo? Non è così. Con tutto il rispetto che ho per Balbo come organizzatore, come militare, eccetera, sappi che Balbo, se era vivo, il 25 luglio del 43, a Mussolini l'avrebbe anche ucciso. Ma certamente lo sappiamo. La precisazione che ti devo dire è un'altra, e lo so per esperienza diretta familiare. Allora Balbo, in quel caso lì, cercava in tutte le maniere che non emergesse questa questione, perché lui sapeva perfettamente che le nostre posizioni in Libia erano assolutamente indifendibili. E sì, lui cercava in tutte le maniere di dilazionare questa maledetta guerra. Quindi lui l'aveva fatto con quello scopo. Non c'è nessuna ragione per pensare il contrario nel caso specifico. Ma questo è vero, ma sapeva anche lui, però. Nel caso specifico. Sì. Ma c'è un ma. È vero che la Libia in quel momento lì, con quei casini che già si preparavano per farci perdere la guerra, era indifendibile, però lui le cose le sapeva, Balbo, e sapeva anche chi tramava, sapeva tutto di Badoglio, e sapeva. Lui poteva anche dare la voce di Scaro Mussolini.
mi dai Badoglio un minuto, lo prendeva, gli sparava in testa e la cosa era finita lì, perché quando si tratta di interessi vitali di una nazione e tu la prendi alla leggera, beh, per me è un fatto gravissimo, perché quando si tratta che uno ti fa una guerra, sì, bisogna essere assolutamente determinati e proprio che non ti deve scappare un millimetro della situazione che c'è sotto mano, perché è tra massoni non ci si uccide. No, fatto è che tra massoni non ci si uccide. Punto, ecco, l'hai detto, ecco qua. Perché quindi questa cosa qui bisogna essere chiaro. Io Balbo, ripeto, è stato per carità, però. Poi vabbè, è venuto fuori la storia che a Tobruk avrebbe fatto fuori Mussolini, che è una cosa stupida che non esiste. Poi qualcuno dice Mussolini. No, non era così. Ma infatti non è così. Non era così, no, guarda, ti dico subito, sì. Non era così. Allora, è girata una frase, e ti posso anche dire chi l'ha detta, ma è inutile che la dica adesso. Sì. Che quando a un certo punto, in un certo giorno, in un certo momento, furono chiesti a Mussolini l'opinione sui cosiddetti gerarchi, sì, siccome Mussolini aveva una grande stima di Italo Balbo e aveva ragione, perché ragionava in quella congrega, sì, Mussolini disse così una battuta, sì, come una battuta di spirito, esatto, disse: Balbo era l'unico che avrebbe anche potuto uccidermi, per dire che gli altri erano tutti completamente cretini. Ma sì, questo sì, no, ma lo so, ma lo disse così, però ti voglio dire, e che invece lui aveva i coglioni sufficienti per fare anche quel colpo. Sì, tant'è sì, vero, ma questo è vero, per è vero, lungo però, tempo, però per voglio lungo dirti... tempo è, no, tanto per dirti che per lungo tempo ha girato nell'ambiente della milizia e poi della Guardia Nazionale Repubblicana, è girata questa opinione che Italo Balbo sia stato fatto fuori, no? E in no, quel particolare momento. E infatti non è vero, ma magari questi non sono capaci di fare un cazzo, diciamoci una volta per tutte. Certo. Questi sono entrati in funzione dopo quelli là del corazzato o dell'incrociatore San Giorgio. Sono entrati in funzione, no? Quando il bombardamento d'inglese l'avevano già fatto. Esattamente. E allora, siccome sì, un bel momento si è delineato all'orizzonte, penso che avrebbe potuto esserci anche mio zio, quando si è delineato all'orizzonte un aereo che veniva, non sono stati tanto a guardare questo e quello, e gli hanno sparato. Purtroppo. E l'hanno buttato giù. No, agli altri invece non li hanno buttati giù manco per niente, capito? E questo sono stati presi, come al solito, alla sprovvista. Sì, ma infatti sto dicendo, sull'impreparazione, o meglio, dico la verità, Balbo ha le sue responsabilità, perché... Ma indubbiamente. Ecco, quindi allora bisogna fare... No, perché tu non puoi andare da uno che mi scopre una cosa importante per l'interesse del paese e gli dice stare in titolo di una cosa... Ma io lo capisco, cioè, guarda, non è così. Guarda, io non è così. Non è, guarda, ti posso garantire che non è così la questione. Ma mi auguro che io non sia vero. Io capisco perfettamente come è stata detta. È stata detta nell'ambito... Allora, in un secondo tempo lo potremo dire in maniera più dettagliata, inutile che ne parliamo qui pubblicamente. No, ma se noi parliamo tempo questo qui, no. Ha sostenuto in un gruppo di amici romagnoli questo fatto, che lui dice: qui speriamo che non scoppi la guerra, perché qua ci si imbottigliano, ci fanno fuori tutti. Ed è questo vero. Sì, ma lo so. Tant'è vero che, a onor del merito... quando andò Graziani si è trovato, e questo lo devo dire a scapito di quello che ho sempre pensato, poveraccio, Graziani si è trovato in una tale situazione per cui fece fare uno sforzo incredibile per cercare in una certa maniera di garantire almeno un minimo di approvvigionamento in questo schieramento incredibilmente lungo, che è stato anche lo schieramento che ha fregato Rommel, diciamocela tutta. Ragazzo, sì. Ma lo schieramento che ha fregato Rommel, diciamo, quando, anche se era lungo, ma Rommel l'ha fregato. Quando Wevel ha attaccato, sì, lì la situazione era completamente per aria, perché stavano lavorando per cercare di approntare un minimo di difesa intelligente in questo enorme schieramento completamente disarmato. Ma esattamente. Capito? Che era la terra di nessuno. Tutta la Libia era una terra di nessuno, sì, la Tripolitania era terra di nessuno, attenzione. Non c'era nessuno.
c'era solo il deserto. Tu sai benissimo che Rommel ha perso, non perché era lo schieramento lungo, un fronte lungo, l'ha perso perché non gli hanno fatto più arrivare i fornimenti. Diciamolo se c'era il tondo, il convoglio Duisburg, sì, che fu affondato da Brinovese, i nostri ammiragli che tradivano già da anni prima. Ma è vero, però i rifornimenti... Questo è il punto. Quando per portare i rifornimenti ti vogliono 50 chilometri, è molto difficile che ti rifreghino. Se invece per portare i rifornimenti devi prima fare un tratto di mare, poi dopo il tratto di mare ti devi fare 5.000 chilometri senza difesa aerea, senza copertura aerea, senza possibilità di poter difendere, perché non c'è uno straccio di albero. Lo sai benissimo, che la nostra sconfitta fu preparata anni prima che entrassimo in guerra, Giorgio, queste le prove ci sono. Lo sai benissimo anche tu. Il fatto che ci sia stato il tradimento, sono io il primo a dirlo. Ma certamente. Però è altrettanto vero che il tradimento ha avuto vita facile in una situazione che era assolutamente insostenibile. E per forza, ma anche perché, scusa, un capo del governo, nel caso Mussolini, che a un certo punto, ripeto ancora oggi, non so per quale motivo si comportò in maniera veramente molle, che vedeva il disastro dappertutto e poi mandava il suo generale ammiraglio, e tu li promuoveva oppure li mandava anzi a riposo con promozione, li premiava pure, cioè vuol dire, ma come puoi vincere la guerra? Ma nemmeno puoi pensare di vincere, anzi non puoi nemmeno pensare di combatterla Vuol dire anche che non aveva gli uomini a disposizione, sì, capito? Sì. Non aveva gli uomini a disposizione per fare un controcolpo di Stato, come dimostra il 25 luglio, che non c'era un cretino di signore della milizia, ma che passava un signore della milizia con una divisione di milizia, perché la milizia non ha mai tradito, è sempre rimasta al suo posto, che avrebbe preso in mano completamente la situazione. Ma è sì, mancato anche quello. Ma guarda, già Calviati, che era comandante della milizia, che c'erano i carri armati moderni a Roma, e lasciarono, cioè guarda che una cosa, non ci pensa, diventa matto qui, ma mi lascia stare, va. Si diventa parte, bisogna incacchiarsi alla stessa potenza, non voglio incacchiare perché già una parola su Babbo, non devo dire, però mi è scappata perché veramente Babbo, se vado a vedere certi fatti ti viene veramente da incavolarti, ma di brutto qua. Insomma, se guardiamo il nostro paese, vabbè, cosa è costato, guarda, io vorrei tutti quelli che ci ascoltano a leggersi quel libro di Antonino Condemi, ripeto, Antonino Condemi, ufficiale italiano durante la seconda guerra mondiale dell'Regio Esercito, che ha scritto un libro che poi l'ho prodotto in proprio, ma il libro si trova, si intitola Il peso della sconfitta. Guarda, se uno se lo legge capisce tutto, ci sono numeri, cifre, fatti ben precisi, che non hanno nulla a che vedere con l'ultra, come dice Santoni, no? Che dà colpa ultra se abbiamo perso noi, In ogni caso, e massoneria a parte, sì, Balbo era uno coi coglioni che conosceva i suoi polli. Ma questo sì, certo. Siccome li conosceva tutti, era anche logico che li valutasse per quelli che erano. Primo. Secondo, ti ricordo che durante la Repubblica Sociale Italiana la provincia di Ferrara è quella che ha dato la più alta densità di iscritti al partito fascista repubblicano. Sì, sì. Il che spiega, prima di tutto, la guerra civile che è scoppiata da quelle parti. Poi l'omicidio del segretario federale di Ferrara, sì, e poi la massa di assassinati che ci sono stati proprio nel territorio tra Ravenna e Ferrara dal 45 in poi. Uff, una massa enorme! E questi sono i fatti, sì, veri. Sì, per cui anche sono parlando fatti, di quella situazione, io lo so, ma appunto, come sa chi si informa bene, cioè lo sa anche meglio di me. Quindi quello che tu dici è verissimo. Il resto, cioè, bisogna capire, cioè, nel senso, io quello che voglio dire, che uno come Balbo, che non era appunto un coglione come dici tu, e infatti era veramente anche un grande stratega, come ha dimostrato pure Bruno Scompanato nel suo contromemoriale, che quando parla di Balbo lo dice chiaramente. Però, Balbo sapeva delle cose gravissime, non le diceva, lei sapeva, perché io ti dico che ho conosciuto una persona, ma io, non sono di Predacchio, che me l'ha detto, lei sapeva!
Ma... lei sapeva, scusa, ma pirla qui, ma posso passare quel modo lì? E sapete, poi non ma, so, cioè, ma... capisci che ti incazzi dopo, Giorgio, ti devi incazzare. Allora, ma chi... ma chi le doveva dire queste cose che sapeva? A Badoglio? No, chi le doveva Mussolini dire? A arrestare tutto il sottomaggiore italiano, fa arrestare e fucilarli tutti, senza pietà. Ma ci vogliono gli uomini che te li vanno a arrestare. Ma mancavano, Mussolini stesso è il primo che avrebbe dovuto farlo, visto che si faceva passare per dittatore, quando sappiamo che dittatore non lo è stato per niente, assolutamente per niente, casomai dittatore è stato Stalin, non Mussolini. Per nostra disgrazia. Ma no, è così, per nostra disgrazia. E per concludere, prego, ti voglio ricordare che quando Mussolini fu arrestato il pomeriggio del 25 luglio da quel colonnello Ravennate, che poi è finito alle forze ardeatine e che ha lasciato finalmente dei documenti che hanno trovato solo di recente, da cui si evincono molte cose, beh, quando l'ambulanza della Croce Rossa che trasportava Mussolini uscì da Villa Ada, lì c'era la numerosissima scorta di Mussolini che con le mani in tasca e la sigaretta in bocca stava discutendo del più e del meno e probabilmente delle partite di calcio. Queste sono le realtà. No, io dico per non piangere. L'ambulanza è passata in mezzo a sta gente che stava chiacchierando e appunto parlando di, che ne so, delle attrici, Assia Noris, era le attrici dell'epoca, capito? Certo, con la sigaretta in bocca e le mani in tasca. Va bene, ecco, Giorgio, dobbiamo chiudere. Che è bene che la chiudiamo con lì. Sì. Nel prendere atto che per quanto riguarda le truppe fedeli a chi governa legittimamente in Siria, si tratta di gente che non è che sale lì con le mani in tasca e a grattarsi i coglioni, ci auguriamo che questa resistenza che loro hanno portato porti a dei risultati piuttosto positivi. Sì, okay? Speriamo bene. Va bene, allora Giorgio, ci sentiamo domani, possibilmente ci sentiamo e quindi alla prossima, allora. Va bene. Allora ci sentiamo. Ciao. Ciao, a presto, ciao.